Grazie della domanda. Io vorrei dirvi che io conoscevo le domande, le conoscevo. E quando voi parlate io prendo nota di qualcosa, ma anche avevo fatto una bozza di come si potrebbe rispondere questo, ma non sempre seguirò questo. Il punto di riferimento più importante per le scelte che noi dobbiamo, tu lo troverai in te stessa. Avere quel riferimento alla propria coscienza e poi come si esprime la tua personalità, la tua coscienza, soprattutto nell'entusiasmo giovanile. Per me è molto importante, mai voi potrete fare una buona scelta senza questo spirito di entusiasmo, di guardare con gioia il futuro, no? Perché se tu prendessi questa decisione dicendo ma sì, devo scegliere, ma non so cosa fare, così noioso, ma meglio che vada a dormire, poi pensi, no? L'entusiasmo. Avere la speranza, anche il rischio, saper rischiare nella vita. E se io sbaglio, ma è un rischio, e questa è la bellezza della vita, un rischio proporzionato, direi, no? Ma un rischio. Chi non sa rischiare bene nella vita, difficilmente arriverà, eh? È un passo dopo l'altro, ma sempre guardando l'orizzonte, in te stessa, no? La giovinezza per voi non è passività. Tante volte ho parlato, mi ripeto sempre, perché i giovani sono sempre gli stessi, no? Dei giovani da divano, no? Quelli che sono passivi, seduti, guardando come passa la storia. Ma è la storia che deve guardare come passi tu. È brutto trovare un giovane in pensione. È brutto, e ce ne sono. E questa è la fine della giovinezza. È invecchiare a 22, 23, 24 anni. Sei in pensione. La giovinezza, ho detto, non è passività, ma uno sforzo tenace per raggiungere mete importanti. Il giovane deve guardare la meta avanti, mete importanti. Anche se costa. Nella giovinezza si impara che nella vita niente è gratis. Tu devi guadagnare le mete, arrivare alle mete. Soltanto è gratuito l'amore di Dio, la grazia di Dio. Quello è gratuito, perché Lui ci amerà sempre. Sempre. Ma e andare avanti ci vuole lo sforzo, no? Lo sforzo di ogni giorno. Anche tante volte dobbiamo chiudere gli occhi alle difficoltà e refutare i compromessi che ti porteranno alla mediocrità. Questa parola mettetela bene nel cuore, eh? Mediocrità. Ho detto prima, un giovane passivo, un giovane che finirà in un fallimento, un giovane mediocre finirà in essere tiepido, nella tiepidezza, credo che si dice, no? E finirà, ma né caldo né freddo, tiepido, senza gusto a niente. Senza aver lottato. Primo, la sicurezza la troverai in te stessa, non nella passività, nell'ansia di andare avanti, nella gioia di andare avanti, con lo sforzo di andare avanti. Poi c'è una cosa nella gioventù, no? I giovani sono incapaci degli slanci più grandi, no? E noi aspettiamo questo. Aspettiamo.
per non isolarvi, aiutare il dialogo con i vostri capellani, i vostri sacerdoti, i vostri genitori, i vostri fratelli, i vostri amici. Dialogare, non dialogare con me stesso solo, no, no. Questo si deve fare un po' per riflettere sul cuore, ma dialogare con gli altri, perché la vita è un continuo dialogo e questo ti fa la società, perché tu nella vita non sei da sola, sei una comunità. È una comunità di gente che va avanti, è una comunità di una città, di una famiglia, anche di una nazione, no? Il senso comunitario dell'andare avanti, di percorrere un cammino, il senso comunitario dei rischi, e questo è tanto importante. Se tu c'è un proverbio, credo che africano, credo, non sono sicuro, che dice: se tu vuoi andare di fretta, cammina da sola. Se tu vuoi arrivare sicura, cammina in comunità, cammina con gli altri. È molto importante avere nelle scelte, nei momenti difficili di prendere decisione, degli amici, delle comunità, parlare con loro e non andare da solo. Poi alla fine un ruolo centrale, questo che tu hai chiesto nella pregonta, no? Ci potrebbe aiutare a capire come si fa e di chi ci possiamo davvero fidare. Ma un ruolo centrale ci sono i genitori, eh? Perché i genitori, quando c'è dialogo nella famiglia, vi daranno anche un'esperienza di vita, ma mi permetto una cosa di più: più dei genitori, i nonni. Voi dovete parlare con i nonni. È importante. Perché? Perché i nonni sono le radici. Se tu non vai alle tue radici, sarai un giovane o una giovane sradicato. E quando non ci sono le radici, non c'è la crescita, non ci sono i fiori, non c'è il frutto. Crescere, ma radicati. E saranno i nonni chi ti aiuteranno. Gli anziani, domandare loro: oh padre, che sono noiosi gli anziani. Forse all'inizio, ma incomincia a parlare con loro e loro non saranno noiosi, perché toccheranno in te cose che ti daranno speranza, piacere e anche sicurezza. Non è per tornare al passato, no, è per essere sicuro di avere radici, di non essere sradicato, di non essere troppo gassosi, liquidi, no? I giovani gassosi, liquidi, non hanno radici, ma neppure hanno futuro. Parlare con gli amici, parlare con i formatori, i professori, i capellani del collegio, parlare con i genitori e soprattutto, questo lo sottolineo, parlare con i vecchi che hanno la saggezza della vita. Non so se ti serve questo. Sì? Grazie. Dai, Aldo. Santo Padre, il Barbarigo è una scuola dove non solo si studia, ma spesso anche ci si confronta sulle grandi domande della vita. Non mancano occasioni nelle quali i docenti ci invitano ad interrogarci sulla verità, sulla giustizia, sulla bellezza. Proposte che ci permettono di sperimentare la gioia di metterci a servizio degli altri, come il pranzo con le persone bisognose della nostra città, che offriamo la terza domenica di Avvento, insieme a Caritas e alla comunità di Sant'Egidio. Viviamo momenti nei quali, insieme all'animatore spirituale o ai docenti di religione, prendiamo in mano il Vangelo e ci lasciamo provocare dall'insegnamento di Gesù.
Eppure, soprattutto alla nostra età, è difficile passare dall'ascolto a considerare che Gesù è una persona con la quale posso entrare in relazione, ancor più accogliere il fatto che non è stato solo un grande uomo, un grande maestro, ma Dio, che si è fatto presente nella storia di ciascuno di noi. Quando lei, Santo Padre, ha avuto la nostra età, ha incontrato le stesse difficoltà anche sul piano della fede? Se sì, come le ha superate? Chi l'ha aiutata nella ricerca delle risposte? Grazie Aldo. È importante questo che tu dici di che nel collegio, nell'Albarigo, è una scuola dove non solo si studia, ma spesso ci si confronta sulle grandi domande della vita. Perché noi abbiamo ereditato dell'epoca dell'Illustrazione un concetto di educazione che più o meno era riempire la testa di idee, no? E niente di più. E questo non è educazione. Educazione è confrontarsi con i problemi della vita pure, e anche avere delle idee nella testa, studiare le cose teoriche, ma confrontarsi sempre, no? Una parola importante, con i veri problemi della vita. No? Anche confrontarsi non solo con i problemi, anche con le bellezze della vita, confrontarsi con l'arte, confrontarsi con le cose che accadono buone della vita. Questa è una cosa molto importante. È una grande opportunità confrontare una scuola che affrontano le domande sul senso della vita, cercando di confrontare la cultura della vita, perché in questo momento nell'umanità, dove ci sono tante guerre, noi stiamo vivendo una cultura della morte o una cultura del silenzio, che è un ignorare le cose che passano. E questo è morte, non è vita. Ho una cultura dell'indifferenza. A me non importa cosa succede lì, ne sono indifferente. Io guardo le mie cose, le mie opportunità, le mie tasche e niente d'altro. Contro questa cultura della morte, del silenzio complice e la cultura dello scarto, voi dovete assumere sempre problemi della vita reale. Anche quel servizio che fate in Quaresima e Advento è avvicinarti a un problema reale che non è teorico, perché questa gente ha fame e tu non hai fame. E questo ti deve far pensare: cosa devo fare perché io, che non ho fame e questa opportunità di crescere, potrei fare nel futuro, o anche adesso, per la gente che ha fame, per la gente che soffre, anche la gente che è in guerra. Pensi alle statistiche che ci dicono quanti bambini all'anno nelle zone di guerre muoiono di fame. Sì, quelli lontano nelle zone di guerre. Questo sarebbe un buon compito per fare a casa. Vi sfido a farlo. Cercate nelle statistiche quanti bambini muoiono all'anno nelle zone di guerra soltanto per la fame, e per la sete pure, perché neppure acqua hanno. E questo ti fa pensare e ti fa studiare con altro atteggiamento, con un'apertura del cuore diversa all'interesse puramente intellettuale. L'intelletto è valido. È necessario, ma è uno dei linguaggi che voi dovete avere. In educazione ci sono tre linguaggi. Questo l'ho detto tante volte, forse lo avete sentito. Il linguaggio della testa, cioè il linguaggio delle idee, dell'intelletto, di pensare. Linguaggio del cuore, imparare a sentire bene. Anche se tu vai dalla gente che ha bisogno
e non hai il cuore, il tuo cuore non sa sentire bene, dirai sì, è gente povera, tanto per cento sociale, tanto, tanto, il tuo cuore è fermo, no. Usare il linguaggio del cuore. E terzo, il linguaggio delle mani, fare. Pensare, sentire e fare. Questo è il confronto con la vita e questo ci fa crescere. A tal punto che tu pensi quello che senti e quello che fai. Tu senti quello che pensi e quello che fai. Tu fai quello che pensi e quello che senti. Un'armonia, un'armonia dei tre linguaggi. E educare e far crescere queste tre dimensioni della vita, ma in armonia. E lì, tante volte che tu andrai con questi tre linguaggi alla realtà, tornerai a casa non con una risposta, ma con un interrogativo. Un giovane deve avere la capacità di interrogarsi, di farsi le domande che vengono quando lui guarda la realtà. Non solo quando studia un teorema matematico, per esempio, ma come mai si può risolvere questo? Sta bene, ma anche con la realtà, se tu non torni a casa con una nuova domanda a te stesso, ti manca qualcosa. Capacità di interrogarsi. E questo è tanto importante. E tu, voi siete fortunati perché queste esperienze che avrete sono anche le esperienze del Vangelo. E questo vi aiuterà a crescere. Tu mi domandai come io ho vissuto la vostra età, no? Quando io ho finito la prima parte dell'educazione, cioè alla fine dei 12 anni, 7 anni in Argentina, sono 7 anni insieme, e si chiama la scuola primaria, ero contento per incominciare a studiare la scuola tecnica, per diventare chimico. In quelle vacanze papà mi ha detto, ma guarda, c'è una cosa che dovrai imparare, imparare a lavorare. E io, cominciando il tredicesimo anno, ho cominciato a lavorare nelle vacanze. E questo mi ha fatto tanto bene. E cosa facevo? Pulivo in una fabbrica di un amico di mio papà, pulivo le officine, pulivo le cose, no? Le vacanze erano 3 mesi, 2 mesi e mezzo di lavoro e mezzo mese di vacanze. Il lavoro concreto a me ha fatto bene, mi ha aperto gli occhi. Poi ho fatto primo, secondo e terzo anno della scuola tecnica, doppio turno, mattina pratico, pomeriggio teorico, al rovescio, no? Esigente. Ma dal quarto, quinto e sesto anno, fino a 19 anni, la cosa pratica non si faceva nella scuola. Ognuno doveva andare a lavorare in un laboratorio, in una fabbrica, nell'ufficio chimico di una fabbrica. Io sono inviato a lavorare a un laboratorio. Dovevo entrare alle 7 del mattino fino all'1 e lì affrettarmi per arrivare alle 2 al collegio per fare le scuole teorico e teorico fino alle 6-7, dipende dai giorni, no? Questo mi ha aiutato allo sforzo di alzarmi presto per prendere il bus e andare a lavorare alle 7. Questo aiuta, a me ha aiutato, così l'ho vissuto. Poi avevo gli amici in parrocchia, che andavamo all'ospedale a vedere gli ammalati,
o altre cose del genere, no? Non so, questo è che mi viene a dirti come io ho vissuto questo, no, io, col lavoro, con l'esigenza. E poi, fine settimana, con gli amici e le amiche, festa, andare a ballare. In quel tempo non esisteva la movida, questo è venuto dopo, no? In quel tempo non c'era, no? Ma sì, andavamo a ballo, facevamo noi feste. Non so se ho risposto, la mia esperienza è stata così. Capito? Il lavoro è importante, eh? Arrivato all'ultimo anno di liceo, sento che devo compiere delle scelte importanti per il mio futuro. La mia scuola mi ha aiutato a capire che è attraverso l'impegno di ogni giorno che costruisco ciò che sono e ciò che sarò. In questi anni sono stato educato ad aprire mente e cuore, a non aver paura di spendermi per gli altri. Tuttavia, di fronte alla scelta, a volte mi sento solo e smarrito perché nel contesto attuale non si hanno certezze e il nostro domani sembra aleatorio. Santo Padre, che cosa sente di poter consigliare ad un giovane che vorrebbe, con responsabilità e passione, prepararsi ad affrontare il domani? Come faccio a capire che cosa Dio sogna per me? Grazie Giovanni. La prima cosa che ti consiglio per fare cosa Dio vuole di te è pregare. Pregare. Ma pregare non come i pappagalli. No, bla 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 bla. Pregare col cuore. Pregare davanti al Signore. Dialogare col Signore. Ma Signore, fammi sapere questo. Cosa devo fare? Cioè, la preghiera che viene dal cuore, la vera preghiera è importante in questo momento prima di fare le scelte, no? E a voi giovani, Dio affida un compito decisivo nell'affrontare le sfide di questo nostro tempo. E voi state preparando il futuro. E sono certamente sfide materiali, ma prima ancora riguardano la visione dell'uomo. Cosa vuol fare nel futuro? No, io vorrei diventare ingegnere aeronautico. E perché ti piace? Ah, mi piace l'aeronautica, mi piace questo. Ah, che bello, bello. Ma anche, non sono tanti gli ingegneri aeronautici e così avrò la possibilità di avere un posto sicuro e guadagnare tanti soldi, avere questo ragionamento è ammalato dall'inizio, eh? Non va. Mi piacerebbe essere l'ingegnere aeronautico, ma non per riempire le tasche di soldi, per servire meglio gli altri. Non dimenticatevi che il vostro lavoro futuro dovrà essere un servizio alla società. Servizio che va non solo delle cose che fate, anche dell'esempio. Tutti voi vi sposerete, l'esempio in famiglia. Tutti voi avrete lavoro, l'esempio nel lavoro, l'esempio nella società. Non è soltanto fare un lavoro staccandomi, no, metterla tutta lì. Quel detto italiano che a me piace tanto, ce la metto tutta, vuol significare che in Argentina la diciamo in un altro modo, avere la carne sulla grilla, giocarsi tutto, mettere la carne, tutta la carne sulla grilla. Questo è un modo di dire che io non posso staccarmi in due o in tre o fare scelte di laboratorio. Primo pregare. Secondo, non fare scelte di laboratorio. Le scelte vanno fatte col linguaggio della testa, del cuore, delle mani, di quali ho parlato. E questa è una cosa molto importante. Poi tu dici, dalle volte mi sento solo.
Non farvi illusioni voi, eh? Davanti a una decisione sempre c'è un momento, c'è uno spazio di solitudine. Non si possono prendere decisioni della vita a nome di un altro. L'altro la deve prendere solo. La solitudine è il momento della decisione più grande. Anche tu ti sposerai. È il momento di scegliere la tua futura sposa, di sposarti. C'è qualche momento di solitudine. Renderti conto che io devo andare avanti così, me la sento. Solo tu e Dio. Non avere paura di questi momenti di solitudine. Qualcuno si spaventa e cerca consigli, fa fare tanti test per vedere cosa. Ma ti manca il momento di solitudine. Ma questo è brutto, mi fa sentire male. Senti male, ma così avrai la certezza che hai scelto bene. Poi, cosa sente di poter consigliare un giovane che vorrebbe con responsabilità e passione prepararsi ad affrontare il domani? L'ultima ti ha risposto, come faccio a capire cosa sogna di me? Pregare, no? Ma non perde, io consiglierei a un giovane così, non perdere la passione. I giovani devono essere inquieti, non da divano. In cammino, sempre cercando di più, con la memoria delle radici, ma guardando l'orizzonte, e appassionati. È brutto incontrare giovani appassiti. I giovani appassiti sono coloro che mettono la sua gioia nelle cose superficiali della vita, no? E non vanno in profondità alle grandi domande. Appassionati. La vita si gioca con passione. Tu sicuramente fai lo sport. Sì, no, più o meno. Ma il calcio. No, non fai il calcio, ma almeno quando tu guardi una squadra di calcio. Cosa fanno i giocatori? Giocano con passione, perché vogliono vincere. La passione anche in quella vita giovanile è importante. Una vita giovanile senza passione è come la pasta in bianco senza sale. Vi piace? No. Andare avanti, appassionati. Io vi ringrazio di queste domande perché anche quando io le sento dai giovani, anche io mi appassiono un po' e ho voglia di dare fuoco. Anche voi mi fate bene a me con questo del fuoco che portate nel cuore. Andate avanti, sempre uniti, mai soli. Sempre uniti. I romani, i vecchi romani che hanno abitato questa terra, dicevano: ah, del solo, dell'uomo e la donna che va solo o sola, no, sempre con famiglia, con gli amici, con la scuola, con la comunità, sempre in compagnia, con passione. Rischiando e pregando. La preghiera nel rischio aiuta tanto. Non andare in pensione prima di tempo. Sempre andare avanti. Grazie ragazzi e ragazze di questa visita e avanti, coraggio. Adesso vi invito tutti insieme a pregare la Madonna perché ci accompagni tutti in questo cammino della vita. Ave Maria, piena
piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta, benedetto il frutto di Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.